proporre un'alternativa che potesse dare anche una continuità di vita al container, ovvero il container riciclato. Termina la sua vita sulla nave, gli abbiamo dato una continuazione di vita sul suolo. Nel corso del mese di ottobre abbiamo tracciato le linee guida e a metà ottobre siamo stati in grado di fare la prima consegna dei primi 15 contenitori coibentati già in grado di supportare la situazione. La seconda fase si è sviluppata nel corso del mese successivo di novembre, dove abbiamo ultimato l'opera allestendo il primo piano, completando il primo piano e allestendo il secondo piano con tutto il centro servizi. Ho tre tipologie di unità, le singole, le doppie e le triple, per dare possibilità a seconda dell'attività di scegliere una propria dimensione. E i container sono stati concepiti con un allestimento comprensivo di impermeabilizzazione e coibentazione, impianto elettrico e in sostituzione delle porte abbiamo creato delle porte, un'apertura commerciale, quindi vetrina e porta finestra per concedere un transito. Sempre in tema di riciclo, il container, come abbiamo appena detto, termina la sua vita sulla nave e continua la sua vita al suolo. Questo è una forma di riciclo, di riutilizzo, e per cercare di dare una continuità e oggi come oggi è sempre più problematico il discorso del riciclo. Inoltre a livello di architettura trattasi di strutture che hanno una flessibilità altissima, nel senso che veloci da impiantare, duttili come arredamento e assolutamente pratiche a livello di maneggevolezza. Si può pensare, ci si immagina tutti di questi scatoloni da 12 metri che sono grossi e difficili da movimentare, ma in effetti nel pratico sono più facili di quanto ci si possa pensare. Costituiscono oggi come oggi un'alternativa molto valida, soprattutto alla burocrazia, in quanto in poco tempo si riesce ad allestire. Basti pensare che nel giro di 3 mesi siamo stati in grado di allestire, di preparare, consegnare e montare un centro a 2 piani come.